piano inoltre corredato da una relazione che specifica il modello gestionale organizzativo prescelto, livello di qualità dei servizi, la ricognizione degli impianti esistenti, l'indicazione degli eventuali spostamenti rispetto al piano dell'anno precedente. Il piano finanziario deve ruota attorno a due nuclei tematici: A, i profili tecnico-gestionali; B, i profili economici finanziari. Cioè, noi vogliamo capire come va il servizio, come non va, quali mezzi vengono utilizzati, perché si raggiungono determinati percentuali che non sono quelle previste dal piano regionale. Questo serve il piano finanziario della TAR, non solo a prendere atto di due fogli resi dalla ditta. E vabbè, l'anno scorso stava il freddo, non abbiamo ancora nominato la giunta, ci avevamo i tempi stretti, dovevamo approvare il bilancio, abbiamo rifatto il bilancio, il 30 luglio alle 22:30 veniamo ad approvare il piano finanziario TAR. Ma è assurdo che a distanza di un anno noi ci ritroviamo allo stesso punto di partenza. Tra l'altro mi preme richiamare che in tal senso, rispetto a quanto diceva, io non lo voglio smentire al collega Alderotanza, però non può dire che gli uffici, i tecnici hanno detto così e il Consiglio ne deve prendere atto. Sentenza TAR Puglia 3 marzo 2016, un mese fa, avanti, il Consiglio comunale non deve fare un acritico recepimento del piano. Richiamo proprio la parte della sentenza. Ciò vuol dire che l'approvazione del piano finanziario redatto dal gestore del servizio non può essere frutto di acritico recepimento da parte dell'organo assembleare del comune. Il Consiglio Comunale è chiamato pertanto a delineare le coordinate programmatiche della fiscalità locale, della quale la TARI costituisce parte preponderante, sulla base di un'adeguata ponderazione di elementi valutativi, la cui disamina non può essere devoluta in toto al gestore del servizio, pur essendo questo in possesso di condizioni tecniche. Questa sentenza dà ragione a un privato, un'organizzazione sindacale che ha contestato quella delibera di approvazione del piano finanziario TAR, anche perché mancava la relazione. Non elenco i motivi di criticità. La piccola sentenza 426 3 marzo 2016, le sentenze sono pubbliche, chiunque di noi la può andare a leggere e verificare. Ma non è questo il punto, è assurdo fare discussioni sul fatto ci sono gli accantonamenti, non ci sono gli accantonamenti. È così semplice, cioè, la domanda è stata posta in commissione, tra l'altro è stata posta proprio perché il consigliere Vincenzi Lao aveva 10 minuti prima stampato i documenti di questo ordine del giorno. E quindi io, sfogliando, ho subito visto costi d'uso del capitale 244.264,19. Sono andato a vedere su quello riportato dalla Lombardia ed era lo stesso. Preciso che gli ammortamenti sì devono essere indicati dalla Lombardia, gli accantonamenti no. Rispetto a quanto detto poc'anzi dall'assessore, preciso che uno nel 2014, o meglio per collega che lo fa, nel 2014 naturalmente non potevamo trovare nel CCD costi comuni diversi questo fondo svalutazione di rischi. Tra l'altro la nostra domanda era parzialmente diversa, faccio un passo indietro, non potevamo trovarlo perché il decreto enti locali, il 78-2015, è successivo, ma questa è una chiusa inutile da parte mia, quindi è inutile che lo ripeta. Però allo stesso tempo nei costi comuni diversi ci sono una serie di dati che si possono inserire. Sempre dalle linee guida del MEF, i costi comuni diversi, tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili, i costi nei costi operativi e nei costi amministrativi, il fondo rischi crediti, che quindi è questo, i crediti inesigibili e gli interessi passivi. Quindi noi abbiamo chiesto una cosa, l'amministrazione ci ha risposto: questi qui non sono crediti inesigibili, ma sono fondi di svalutazione rischi. Mi pare di capire che al momento non ci sono
inseriti nel piano finanziario dei crediti inesigibili, che invece vanno inseriti per intero, così come prevede il decreto enti locali. Non ce ne sono, evidentemente non ce ne sono, ne prendiamo atto. Ma sull'accantonamento non si può dire, cioè non si può dire prima che questi 69.000 euro sono fondi di svalutazione rischi e poi dire che invece sono gli accantonamenti, perché gli accantonamenti è pacifico che vadano nei vanno semplicemente qua nei costi d'uso capitale. E sempre le linee guida del MEF, accantonamenti, ai sensi dell'articolo 2424 bis comma 3 codice civile, gli accantonamenti sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa, probabile e così via. Quindi la nostra domanda semplicissima, visto che gli altri anni sono stati previsti, e ricordo lo scorso anno le battaglie fatte su prima nel sapere il dato degli accantonamenti e poi a verificare la differenza sostanziale, la metà dal 2014 ad oggi, semplicemente questo avevamo chiesto. Ma ripeto, il problema di fondo è che tutti questi chiarimenti sarebbero stati inutili se vicino al prospetto ci fosse una relazione prevista per legge, che non c'è. Quindi ditemi voi, come può il Consiglio decidere e valutare acriticamente, così come dice il TAR, questo piano finanziario? Dobbiamo andare all'interpretazione? O no? Eppure, cioè, si è richiamato nel nostro regolamento. Non è che ce lo inventiamo, ma non è che vogliamo stare là a rompere le scatole. Cioè, io penso che, non lo so, che spetta ad ogni consigliere di minoranza, di maggioranza, capire in maniera veramente oggettiva qual è lo stato dell'arte. E nemmeno, sinceramente, trovo veramente singolare il fatto di dire dobbiamo valutare, verificheremo. Cioè, noi stasera approviamo il piano finanziario, altrimenti, Presidente, litighiamo il punto e riportiamo. Tra l'altro, ripeto, così, e questo è dal punto di vista formale, dal punto di vista sostanziale rimangono ferme le critiche fatte all'amministrazione l'anno scorso, e cioè che è troppo sbilanciato, e lo dice pure il TAR, non è che sia legge, però l'indicazione c'è. Addirittura, proprio per citarvi la sentenza, al comune di Brindisi hanno detto non 50 e 50 utenze domestiche e utenze non domestiche, riportatele a 55 e 45, figuriamoci 80-20. È o no scrupolosità? Secondo me sì. Se andavano a penalizzare le utenze non domestiche, si devono fare determinate altre scelte, così come hanno fatto altre amministrazioni. Non è che ci stiamo inventando nulla, anche in questo caso. Alla fine il nocciolo della questione è questo: o prendiamo atto che in consiglio su questo tema, per la seconda volta, ed è 2-2, al basket sarebbe una percentuale del certo per cento, quindi uno sarebbe un campione, ma purtroppo qua è ribaltata la situazione, ci troviamo dinanzi a un consiglio che non può prendere esatta cognizione di quello che è il piano finanziario della TAR. Bastano queste due paginette a voi, punta a poco, vuol dire che siete più bravi di noi, io ne prendo atto. Grazie Presidente, io poi mi riservo di intervenire su un altro punto, anche sulla dichiarazione di voto. La ringrazio. Grazie consigliere. Allora, io voglio ribadire una cosa, che la responsabile dei servizi finanziari ci ha assicurato che nel CCT ci sono i crediti non esigibili e lei ha detto che sicuramente no, quando si parla di accantonamenti vi riferite ai crediti non esigibili che ci sono nel CCT. Non devi dire tu quello a cui i CCT no, quello che ho detto
Assessore, posso chiarire? Questa è stata la domanda posta in consiglio comunale che noi abbiamo poi trasferito alla responsabile dei servizi finanziari. E allora? Assessore, mi sembra paradossale specificare questa cosa. Cioè paradossale il fatto che si sia interpretata male, diciamo, questa domanda, che invece è molto semplice. Noi abbiamo preso atto velocemente in commissione che quella voce, e cioè i costi di uso del capitale, quella macro voce, era praticamente identica ad una delle tre voci che compongono quella macro voce comunicata dalla Lombardi e che riguardava gli ammortamenti. Al che abbiamo chiesto: ma gli ammortamenti sono previsti sì o no? E voi vi siete riservati di chiedere: ok, lo scorso anno, giusto per fare un passaggio a ciò che è la memoria storica, c'era la differenza, perché vado a memoria, nell'elenco voci di costo del PEF promosso dal, diciamo, presentato dal comune, la voce, questa voce, costi di uso del capitale, era superiore ai 280.000 euro, mentre gli ammortamenti indicati dalla Lombardi erano 241.000. quindi ci fu specificato che gli accantonamenti erano di 40.000 euro circa. Poi ci fu discussione sul fatto perché 40.000 o 90.000 come l'anno precedente, ma questo è un altro discorso. Diversa e distinta è la situazione che riguarda, devo correggerla, i crediti non esigibili. Lei prima ha parlato di fondo svalutazione rischi, che è cosa diversa dai crediti non esigibili. La nostra domanda trae fondamento dal, se lo trovo, viene richiamata questa particolare attenzione proprio dall'elemento di novità di quest'anno dovuto dal decreto enti locali, che in virtù del principio del pareggio di bilancio anche sulla TARI ti dice: se hai crediti esigibili devi mettere da parte lo 0,5 oppure il massimo del 5. Però là poi si apre un'altra questione che magari in sede di consuntivo approfondiremo con la direzione di ragioneria, e che riguarda tutti i comuni, e cioè del rapporto tra fondo crediti di dubbia esigibilità e crediti esigibili da inserire come costo nel piano finanziario della TARI e crediti inesigibili. Sui crediti inesigibili, che il Ministero indica con quei crediti maturati dopo 6 mesi dall'avvenuta notifica della cartella settoriale, noi abbiamo chiesto: siccome c'è questo elemento di novità, ci sono o non ci sono? E se ci sono, a quanto ammontano? Mi pare di capire che non ci sono crediti inesigibili, e quei 69.000 euro riguardano il fondo svalutazione di rischi, che è una voce assieme ai crediti esigibili e ai crediti inesigibili, a quell'altro che ho letto, le consulenze varie e tutto il resto, che vanno nei costi comuni diversi. Quindi noi non stiamo facendo nessuna confusione. Abbiamo chiesto semplicemente questi due dati. Poi c'è stato detto: no, quei 69.000 euro sono gli accantonamenti che sono stati messi in quella voce. No, non può essere, perché andrebbe contro il piano finanziario e contro lo schema del piano finanziario. Capisco che la dottoressa non c'è, assessore, dai, queste, cioè, sono domande in un certo senso quasi ovvie. Cioè, se uno vede un dato identico, se una macrovoce è identica ad una delle tre microvoci che contiene quella macrovoce, dice: ma l'accantonamento che è obbligato dove sta? Uno la prima cosa lo chiede, no?